sull'Unione Europea, cosa ne pensa dell'Europa? Mi sta bene se fossero tutti uniti. Penso che sia una cosa positiva. Sono assolutamente favorevole all'Europa io. L'idea è buona. Se usciamo dall'Unione Europea siamo peggio del peggio. All'interno dell'Unione Europea l'Italia, sì, diciamo che la prendono un po' in giro. Non è male il fatto che l'Italia sia nell'Unione Europea. Senza dubbio. È nata anche per unire un po' tutto il contesto dell'Europa. Speriamo che rimanga, magari modificando un pochettino, insomma, le regole, però. Specialmente poi sulla storia degli immigrati è un po' una presa in giro. Il fatto che arrivino tutti qui, dicono che li smistano e poi non smistano niente. Secondo me l'Europa ci dovrebbe essere, ma non così. Per carità, uscire dall'Unione Europea no, perché è un po' tagliare i ponti con tutti. Vogliono le persone capaci, almeno da parte dell'Italia. Io penso che non siano tanto capaci, fanno un po' di confusione. Fanno tante promesse, ma poi i fatti sono ben pochi. L'Europa è necessaria. Mi è pianto il cuore pensare che quest'idea di unione, vera unione, dove c'è un connubio tra rispetto, uguaglianza, eccetera, venga un po' a mancare forse ultimamente. Peccato. Si capisce niente di quello che vogliono fare, di quello che fanno. Una volta ho sentito dire addirittura che dovevano fare i pomodoro tutti dello stesso calibro, se no non si potevano vendere. L'Europa, Europe. Posso chiederti cosa ne pensi? Cina. Unificazione vuol dire anche, diciamo, giusto equilibrio tra gli stati, no? Ci sono stati di serie A, di serie B. C'è ancora tanto da fare, forse. Noi abbiamo vantaggi per tantissimi motivi, anche e soprattutto per l'euro, anche se l'euro è poi stato gestito male nel periodo in cui è stato introdotto. Mi piace solo una cosa, che vado in Francia, in Germania, con la stessa moneta, prima era un casino, solo quello e basta. Secondo lei che vantaggi porta l'Unione Europea? Ma lo scambio commerciale, sia di qualsiasi genere, perché noi siamo più esportatori che importatori. Beh, di sicuro l'unione monetaria, poi anche quella geopolitica, culturale soprattutto. E degli inglesi cosa mi dice? Della Brexit, che se ne vogliono andare? Gli inglesi non mi sono mai piaciuti, vita mia, quindi. Sono dei presuntuosi, loro sono più bravi degli altri e allora facciano da soli. Loro si sentono molto forti anche da soli, però non lo so se in futuro fanno bene, ho paura di no. Per me è stato un errore. Se lei fosse un inglese, mi sembra di capire. Avrei grossi dubbi, sarei molto preoccupato. Dubiterei un po' di questa scelta, diciamo così, non sarei proprio sicurissimo. Forse appunto inglese, forse magari sarei più, come, combattivo su queste cose, ovviamente.